Marcia indietro al Senato sulla diffamazione. Il senatore di Fratelli d'Italia Gianni Verrino ha ritirato in blocco i suoi 16 emendamenti che giovedì avevano fatto fibrillare la stampa italiana. Volevo tutelare le persone offese da meccanismi di macchina del fango, dice Verrino annunciando il dietro front sui testi in cui sollecitava l'incremento delle multe, la reintroduzione del carcere per i giornalisti sgraditi, la necessità di procedere con celerità all'approvazione del DDL sulla diffamazione. Spiega, mi ha convinto a ritirare gli emendamenti che in ogni caso alleggerivano sensibilmente le pene attualmente previste. Ora, conclude il senatore, procediamo spediti per superare le pene detentive per il reato di diffamazione, immaginando altre tutele. Coniugare libertà di stampa con tutela della persona offesa nella sua onorabilità sociale rimane la stella polare di Fratelli d'Italia. La proposta di Berrino, oltre a dividere la maggioranza, aveva fatto saltare sugli scudi anche il sindacato dei giornalisti FNSI che tramite la segreteria commentava. Erano emendamenti ingiusti e incivili che avrebbero portato l'Italia ai confini dell'Ungheria. Di questo fortunatamente si è accorto un pezzo della maggioranza alla quale ci rivolgiamo nella speranza che assieme alle altre forze politiche democratiche si metta al lavoro per rendere più europeo il disegno di legge sulla diffamazione, che per l'informazione ha comunque molte criticità.